Benvenuti in questo nuovo video, parlo piano perché è prestissimo. Chiamo Enzo da parte di Loli. È questo il caso, ma molto spesso il caso è che noi vogliamo un messaggio dal nostro caro perché passiamo un momento difficile e vogliamo una spinta, un qualcosa, un aiuto per andare avanti. Però capita che il nostro caro non sta bene, è in difficoltà, e quindi come può mandarvi un messaggio per aiutarvi? E questo è importante capire, che non è che sono di là, loro stanno bene, ci sono persone, anime che stanno di là e stanno male, e quindi forse il primo pensiero è capire come stanno loro, e poi se stanno bene arriva il messaggio, se stanno male il messaggio non arriva. Allora partiamo subito con questa metafonia. Andiamo a schermo intero. Ok, via. Ora passiamo a un'altra sessione. Loli vorrebbe un messaggio da Crescenzo, detto Enzo. Enzo, ti chiamo Enzo, Crescenzo, Enzo, come amici, dai, insomma. Enzo, sei qui? C'è Luca? C'è Luca, Luca è il mio spirito guida, che è sempre presente e gestisce il tutto. Come farei senza di lui? Vabbè, poi ci sono anche le guide, i ministri, intendo. Via. Allora, cose bene e vistame. Allora, cose bene, cioè che qui facciamo delle cose fatte per bene, cose bene. E Luca dice vistame, nel senso lui è qui e io lo sto guardando. E lui, Enzo, ci dice piove, e già a dire piove vuol dire che non sta bene, è in un piano astrale molto particolare. Adesso qua dice io pittore, non so se lui disegnava o aveva una vena artistica o è un'altra anima che si infila, perché comunque capita molto spesso, come dico sempre, che non arriva solo un'anima, ne arrivano molte. Poi io faccio almeno 3 sessioni ogni volta, e quindi oltre le 3 anime che sono lì ci possono essere altre anime, e quindi c'è questa determinata anima che dice che lui è un pittore. Mi ricordo vagamente un'altra sessione, adesso non mi ricordo per chi, che lui aveva una vena artistica e diceva che lui era, disegnava, insomma, faceva, mi pare che aveva detto che faceva murales, qualcosa di questo genere, insomma. Zio. E niente, Loli ti dice zio, fermo, cioè è fermo in un ambiente molto particolare, e poi dopo capiremo anche un po' meglio questo piano astrale, insomma. Lui ti dice tu vuoi fare, cioè tu vuoi sapere, tu vuoi un messaggio da me, ma io sono fermo, insomma, capito? È l'idea. Qua dice è l'idea, tu vuoi fare, tu vuoi un messaggio, ma qua è l'idea, cioè l'idea nel senso che comunque devi capire che io non posso mandarti un messaggio perché io sono in difficoltà. L'idea. Demo. Mi chiamano Adamo, Demo, Muci, eccetera, 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 mi chiamano in vari nomi. Non ho sentito Enzo Crescenzo se sei qui o meno.
poi sentiremo Enzo. Loli sta attraversando un periodo molto particolare e importante. Vuoi mandare un messaggio? Qualche sera, queste sono le mie guide che dicono che qualche sera lui viene lì. E questa cosa non è buona, nel senso, perché comunque quando non stanno bene si portano dietro anime anche di energie molto basse, e quindi questa cosa non va bene, che girano nelle vostre case, ecco. E qua non so chi sia questo Elio, se è un tuo parente o un'altra anima che si infila e dice che Elio sta in giro, ma è la sua compagna, è sposata, e dice una battutina a quest'anima. Opstana, nel senso, ops, non dovevo dire questa cosa. Ok, ti do un'ulteriore possibilità di mandargli un messaggio di conforto, Crescenzo, Enzo, a Loli. Qua dice, questa interazione non so cosa vuol dire, perché dice padre lì devia in una via, cioè forse non ha detto tutta la verità a tuo padre. Questo mi fa capire. E poi dice, è là sotto, Demo, cioè anche tuo padre, nel senso, so che tuo padre è ancora in vita, però stanno dicendo che lui è là sotto, cioè ha una condizione fisica molto particolare, che già lui si trova là sotto, nel senso, non so bene come sta il tuo papà, però mi stanno dicendo che comunque è là sotto, nel senso, non promette bene questa situazione, insomma, ecco. E ti dice, guarda il foglio, ti prego. Non so che foglio sta parlando, magari tu hai in mano un foglio, un libro, un appunto, un post-it, eccetera eccetera, e ti dici di guardare sto foglio, ti prego. Allora qua dice, io omertà là non va bene, e questa cosa non so se ci sono stati iscritti nella famiglia eccetera, però qui c'è qualcosa che non quadra, insomma, eh. E adesso dice una cosa molto particolare. Qua dice che Dio ha mancato le sue promesse. Credo che lui aveva fatto delle promesse a Dio, o almeno credeva di avere delle promesse da Dio, però si sta lamentando di questa cosa, e questa cosa non va bene. E qua dice, là in alto, tuffo pieno, cioè vuol dire che ha canato, nel senso, là in alto, secondo lui, hanno sbagliato, questa cosa non va bene. E qua dice, Luca, il mio spirito guida, perché lui dice, Luca alla fine, dice, le persone qui, i danni, Luca, le persone qui possono fare ancora danno, nel senso, ma anche le persone di qui possono fare ancora danno. Crescenzo, Enzo, volevo chiederti una cosa, sei una luce, stai bene? E qua dice, non è lui che parla, ma è il mio spirito guida, dice, altri tuoi parenti sono qua felici, cioè stanno bene, stanno nella luce, quindi è una cosa positiva, c'è, cioè, in questa sessione. Però zio dice, zio lì è sotto, e ripete, è sotto, e mi chiamano Adam, cioè mi hanno fatto capire che tuo zio non sta bene, è lì, è sotto. E adesso ci spiega una parte di suo
il suo stato vibrazionale ed emotivo nel luogo in cui si trova. All'inizio abbiamo sentito che piove, e quando piove, piove di notte, ma invece di giorno? Qua sto bene, di giorno sole, cioè lui alla fine, anche se si trova sotto, lui dice che sta bene, perché poi Dio non ha mantenuto le promesse, ha fatto un tonfo su in alto, cioè che hanno sbagliato su in alto, secondo lui, a decidere il piano astrale dove si trova. Insomma, è un po' strano tuo zio, nel senso, ha una sua visione molto particolare, e fin quando avrà questa visione molto particolare, sua, personale, non credo che andrà nella luce, insomma, eh. Vedi, ancora, chiama, è sotto, lui è sotto, continuano a dirmi che è sotto, ed è fermo. Va bene? Crescenzo, Enzo, ascolta, ti do un'altra possibilità per mandare un messaggio a Loli e poi chiudiamo il contatto, eh? Grazie. Qua dice che lo stavano, lo stavano, qua non è molto chiaro, perché mi stavano dicendo che lo stavano forse raggirando quando era in vita o qualcosa, o quando è andato di là lo stanno qualcuno lo ha raggirato, insomma. E non so, perché io penso a una determinata situazione, però è difficile spiegare e capire determinate situazioni. Allora, qui dice che qua Gesù, qui bene, esce qua nella sessione, esce Gesù e fa guida in questo momento, e mi chiamano ancora Damo, e qua dice non puoi qua denaro. Ai tenta, il denaro ci tenta, insomma, qui ci danno qui ci danno un consiglio, che dicono attenzione al denaro perché tenta. Presi sono e dicono te che dici i danni, e qua parlano del denaro, che il denaro preso anche in modo un po' strano, particolare, crea il danno, perché dietro i soldi ci sono energie basse, eccetera eccetera. Ok, grazie. Crescenzo, Enzo, va bene, andiamo a schermo sul mio faccione. E niente, tuo Enzo, Crescenzo non sta bene, è bloccato, tu volevi un messaggio, e niente, questa è la sessione, e che dire, riguarda la sessione, cerca di capire determinate parole che ti hanno inviato, cioè che ti ha inviato, però la parola che esce sempre di più è sotto, e niente, al prossimo video, ciao. Ora passiamo a un'altra sessione. Loli vorrebbe un messaggio da Crescenzo, detto Enzo. Enzo, ti chiamo Enzo, Crescenzo, Enzo, come amici, dai, insomma. Enzo, sei qui? Non ho sentito Enzo, Crescenzo, se sei qui o meno, poi sentiremo. Enzo, Loli sta attraversando un periodo molto particolare e importante. Vuoi mandare un messaggio? Ok,
ti do un'ulteriore possibilità di mandargli un messaggio di conforto, Crescenzo, Enzo, a Loli. Crescenzo, Enzo, volevo chiederti una cosa, sei una luce, stai bene? Va bene? Crescenzo, Enzo, ascolta, ti do un'altra possibilità per mandare un messaggio a Loli e poi chiudiamo il contatto, eh? Grazie. Ok, grazie. Crescenzo, Enzo.